Mandi fruits! Čemu stajzo? C'è? Dublasino io e vigli? O sin in tu negozi di miec di trasport? No, non vindi comprare una macchina nuove, no. Ascoltami bene. Non scovente un miec di trasport che non us porti dome di un paese di che l'altri, ma che nus meni anche in daur in tal tempo. Sigur! Ma sigur che è possibile! Con la fantasia tut è possibile! Quest no? Quest non us covente, neanche che l'altri, no. Orpo vigli! Bello là! Che lì alle perfette parpo de portanus tanti pin da urce disto. Io e c'è via. Ieri vade la giornate, vasari con eridate, cum bravure io tal dis, la mia tu parinchia mis, tutti insieme in pecchia zutte, ascoltari ogni di si fa così, tutto il miele do frantullan, non sta piedi di papà, non sta là lontan, lontan, sta ferchia che ha la mamma, tutto il miele do frantullan, non sta piedi di papà, non sta là lontan, lontan, sta ferchia che ha la mamma, e non sta là lontan, lontan. Ho viaggiato di un paese di che l'altri e ho sin las in daur tal timp di che tac. Ben dai, su po' di smonte che non si arrivata un'email. Mandi Daria, o ai non Michele, ti mandi un disegno di che volte che tu sei svignude a tu miec per fieste dai miluci. Mi sei divertita giova con te. Dove vas tu con quel miec di trasport? Mamma. Mandi Michele, c'è divertimento a tu miec con te e con tanti altri sfruzzi. E c'è maravè di disegno che tu mi has fatto, gratis! Come Michele ti mostri a te e anche ai frusti di chiase della collina. Viergi ti porte, sbassi ti mur, covin di là insieme tanti pin da ur. Spicciateli sorelis. Battetmi la man. O lindo chi insieme in un tim tal lontan. Vecca fruz, o sim a aquilee, ma che romane, no che di ue. O sim la sin da urta al timp fin a lan 140 prim di Crist. Hai deciso di venire a Aquilè perché che gli ho citato un evore importante per il Friul e gli è siore di storie. E a me mi plastan conosci la storia del mio paese, il Friul. Venite con me a Aquilè romane. Ioi, c'è tante in! Ca, a ieri in Asta passe 100.000 persone. Oh, c'è confusione! Ma c'è da voi! Marchia Danska arriva di lontan Kulisnavs. Sì, proprio Kulisnavs, perché Aquilè è ieri collegata al mar dal flum Nadison. Pensate che l'Isnavs arrivava in proprio fin d'ogni de città grazie al suo port in Puerto Nonon. E è anche in che arriva via Tiere o de Scampagni d'ogni finca in città per vendere i loro prodotti e gli sbesti scattiri in su. Sì, perché Aquilè e ieri ben collegate anche a Europa di une buine red di stradis.
Ioi! C'è la classe di Bergelarilli! C'è anche tu, c'è Fatture, Frus, vivente a quelle dai teams dai romance. Ma anche c'è emozione. Frus, chialai c'è molto che si vestivi in che volte. Cula Tonie, che eie un chiamesò di lane, salfaseve fred, o di lin, salfaseve chialt, calveve doi tox di stoffe così sparlung e culis mani scurtis. E una biele cinturi e peade strente te vite. Ions le avevin lunghi e fin tremai tai genoi, lis feminis fin tai talons. Orpo, e gli è già ora di tornare a casa. Po' ben, o tornerai in court a fa un biel viaggio dentro te storie. Voleso farmi domande su altri argomenti che avessi tante curiosità? O voleso fa una dedica? Mandai a Maman, Caiut Sportel Furlan, Pont e U. O mandai un WhatsApp a 371 472 9022. Volearai du in trasmissione. Fasin un giuc. Vi ho dimso se stas attens di lunghe pontade. Troppi persone si erino a sta in te aquilee romane. A. Cent. B. Cent mil. C. Un milione. La risposta giusta è che dell'etare B. In te aquilee romane, a ieri in asta 100.000 personis. T'aviso indovinat? Bravs. Con qual trachesch miec di trasport rivavino aquilei marchi a danz? A. Culavion. B. Cula macchine. C. Cula nav. La risposta giusta è che dell'etare C, o ben cula nav. V'avviso indovinato? Bravs. C'è ise la Tonie? A. Un chiamesò di lane? B. Une nav romane? C. Une strade romane? La risposta giusta è che dell'etare A. La Tonie e è un chiamesò di lane. V'avviso indovinato? Bravs! Benedette.
cal quarte lus avers il Nadal cum blanchis bons, tante nef cum floc starons, tan content soni fruttins, care cor induci pins, pulis lus e chiam delutis, tan color stulis balutis. Ale bien dicembar, l'ultim mes d'alan, a tor dal fogo lari, tu sei gran chiastan, a ciampe o a drete, si siete sante Lucie benedete, a ciampe o a drete, ai credi si spiete, sante Lucie benedete. Contis a son magis, culis fadis, culis triis, o cui orcui, o cui gurius. Iolis conti a ualtris fruts, culis diambis incrosadis, li sorelis ben spiciadis, ben sierade la bocchiute, par ascoltà une storiute. Storia di un Chianut di Gianna Nobile e Elena Chiandussi. Editori Aviani e Aviani. Storia di un Chianut. Il Chianut. Aliere une volte un Chianut di non Dingo. Aliere tanni nin cul so music dolce, cul so pel lung, un po' ricciot e maronit. Tal palar. Di picciu, Dingo aliere sta tanti in padalescu un artù, un chian grand e neri, bon come il pan. Artù aliere il suo ami di giux, con lui e con la sua paronsine Adele alleve aggiuata al palar. Alevi in un biel splach du là che il riu si slarghiave, formando un picciu lat. Lì, l'aghe e iere calme e di color smeralt, par vie che si spielava in un biel misclitch, il gris de crete e il vert dai pets. Culi si sentivi in i sals di aghe che sbrumavin plu i su. In principi Dingo alveve pore di buttarsi tal palar, ma da spo di un pochis di volti sviodint artù cal suacarave content tal miec de aghe al provanche lui. C'è biel, c'è divertiment sclipignà con artù, non sares plu i vignut fur. Dingo e la sua paroncine. Dingo aliere Matteo, ma anche tanto ubbidient. La sua paroncine lo aveva tirato su un evore ben. Quanche glielo portava attorno, il coventave metti il sguincial, par via che lui, per strade, alstave sempre d'ogni di ie. Se alevin attorno pa' i parks, pa' i chiams, o se aggiuavin dal cortil, lui alfaseve li so scorsuti sdut content. Ma quanche glielo clamave, lui altornave d'onghie. Bon, no proprio subit. Salveve sin tutto un odor che lo sticciave, o salveve chiatato un altri chianut di nasicà. Par cognossisi e par giù alto, chiave lassassi un po' di tempo in plui. Ma la seconda volta che la sua paroncina lo clamave, lui subit i correve d'onghie. La buinore. Al dormive sempre te chiamarute cun ie a buinore. Par sveale, i deve une le cadute sulla muse. Aliere proprio tanni nin e la frutta i voleve tan ben e lo portave sempre con sé. Une robe che noveve di succedi. Une di stat, Dingo, caliere tan curios paio d'ors, alveve chiatato un colomb cal steve mal e caliere lata platassi so di un barac in son dal cortil. Lu vave nasat e i vave dade une le cadute par cognossilu o forsi par saludalu. Ma che le cadute i costa chiare. Dingo alveve scominciata non vole plu ni mangia ni bevi e al restave dut scuniti in chiase sul cusin. Si capive che alveve mal di panze. Il veterinari. Adele e la sua famea deciderin di clamare il veterinari
cal vi ho detto che il chianot al steve malò. Menanti il chiafal tira fuori un estiato lute e ordisè. Queste è una medicina e un evore forte che può dare sfaluari. Bisogna stai sempre d'ogni e dai di bevi un gotute par volte, magari con un biberon. Alla di bevi anche tante aghe. Mi raccomandi, a lei importantò. O fasarai dal sicurce che mi ha detto, signor dottor? E risponde Adele plena di speranze. O vuoi subito a chioli il biberon di Messur, che non lo dopre più. La cura di Dingo. E così aveva fatto la frutta. Par doi dis Dingo aveva stato sempre mal. Dignota dormiva un poco, poi si sveava e alluacava. Somiava che alvaista anche un frutto. Poi tornava in dormidisi, somiava che al rides. Forse si insumiava dai giugs, dal palar. Un biel finale. La terza giornata sotto sera Dingo si indurmidì e via Pegnot non si dismuove mai. Anche Adele, d'ogne di lui, plancut plancut, si indurmidì. Tal domani a buinore un le cadute dolce dal picciul Dingo le svea. E dopo di che di, al fo sempre così. Mame, mame, mi puoi studare 5 euro per un puaret che sberle come un mat? Sicur, Pierut, ma c'è disial? Fritulis, cicimbelis, caramelis! La maestra ivose a Pierut. Pierut, no, tu puoi dormire in classe! E lui dut su stat. O croz, signore maestre, ie fevele così a voce alta che io non arrivi neanche a indormidimi. Ah, c'è biel viaci in da urta al team che vi infatti io e te, vigli. No, mo. Cumoso i da ora torna a chiase. Ma o sai ben, li collarai la prossima volta in da ora in tal team. O tornerai a Aquilè? Torlan mil. Quanche ieri parte di un stat governato di un patriarchie. O ben, il chiaf d'Eglesia in Friul, ma anche il princip cal comandave il stat Furlan. O ben, il patriarchia di Aquilè. Poi dopo mi plasares anche tornare da ora al team dai Grecs, dai romans, dai res e des reginis. E mi plasares anche tanto tornare al timp, quanche tu ieri spiccini in vigli. Qui sa, c'è tanto nini e fof che tu ieri. Mamma, fruz. Ieri va della giornata. Pasarimo un'eridate, con bravura io tal dis, la mia tu parinchia mis, tutti insieme in te che azzutte, ascoltarimo un'e storiute, con ti giù se musti di, ogni di si fa scusi, tutto il miedo francullà, non sta piedi di papà, non sta la lontana.